Sei giorni sulla Terra, tuo secondo lungometraggio narra di invasioni, razzie e abduction aliene. Tuttavia non è un film di fantascienza. Parlaci di come nasce Sei giorni sulla Terra e di cosa lo differenzia da uno sci-fi. Beh, è una differenza sostanziale, la differenza è sostanziale. Laddove il cinema di fantascienza, attraverso una rappresentazione in qualche maniera fiabesca, allegorica, va a rivolgersi principalmente al subconscio, a stimolare, a titillare le debolezze, diciamo, tutti quegli elementi, quei sentimenti che in qualche maniera ci riconducono sempre allo stesso tipo di atteggiamento che il sistema di controllo mentale applica nei nostri confronti, quindi andando a mettere a repentaglio, come al solito, sempre attraverso la paura, l'emozione, la commozione. E Sei giorni sulla Terra fa esattamente il contrario, cioè non usa trucchi o filtri narrativi, andando a parlare direttamente dei temi e degli argomenti che in genere nei film di fantascienza servono invece per stimolare tutt'altri distretti della nostra coscienza. Quindi proprio per questo, proprio nascondendo informazioni precise attestate all'interno della finzione, si prefigge di risvegliare principalmente la nostra coscienza. Poi cosa mi può aver portato ad affrontare un progetto così scomodo e rischioso per tantissime ragioni? Beh, ci sono tanti elementi: il bisogno probabilmente di chiarificare tutta una serie di paure che sin dall'infanzia troviamo e vediamo sia dentro noi stessi sia dentro la gente che ci circonda, e che sono collegate sempre comunque in qualche maniera a delle figure archetipiche che rappresentano un po', come dire, i simboli, i guardiani in qualche maniera delle nostre emozioni e anche della nostra evoluzione mentale. Una delle principali caratteristiche di questo film probabilmente è quello di di attestare che molte delle figure, chiamiamole astrali, che riguardano la storia delle nostre religioni, dell'esoterismo, della magia, dell'invisibile, sono molto probabilmente le stesse figure, gli stessi personaggi che oggi chiamiamo alieni, extraterrestri, entità eteriche, astrali e tutto il resto. Questa esigenza, da un certo punto di vista, per quanto possa sembrare una forzatura quasi intellettuale, in realtà è un intento ampiamente fanciullesco, perché si tratta di andare a affrontare e ad esorcizzare tutti quei fantasmi che in qualche maniera accompagnano la nostra infanzia e la nostra scoperta del mondo e della realtà che ci circonda. Una realtà che poi è così complessa, è così stratificata, schematica, cubica in un certo senso, e è ampiamente condizionante man mano che cresciamo, man mano che andiamo avanti. Questo progressivamente mi ha fatto pensare che c'era qualcosa che non andava, e cercando di unire tutti i punti riguardanti il nostro sapere, la nostra conoscenza, ma anche semplicemente la nostra osservazione della realtà, mi ha portato a pensare di dedicare, probabilmente, forse ancora più che questo film, ma proprio la mia attività cinematografica, audiovisiva e chiamiamola creativa, al tentare di in qualche maniera rappresentare e svelare molti di questi misteri. In Sei giorni sulla Terra affronti temi insoliti per la cinematografia italiana. Quali difficoltà hai incontrato prima, durante e dopo le riprese? Ma difficoltà, ci vorrebbe una Bibbia per raccontare tutte le difficoltà che ho avuto a fare questo film in questo paese dove, come dire, il controllo della comunicazione e della cultura è molto molto più stretto e severo di quel che pensiamo. Fare un film dove si mette in collegamento rapimenti alieni con i poteri occulti che governano il mondo, partendo dai classici servizi segreti, passando attraverso l'aristocrazia nera, le massonerie, persino la Chiesa. Evidentemente non è un
un collegamento accettabile da parte dei sistemi di controllo. Quindi prima, durante e dopo la realizzazione del film, le difficoltà sono state infinite e inenarrabili, talmente tante da farle diventare dopo un pochino anche un po' buffe, in quanto l'osservare quanto fossero prevedibili in certi determinati momenti è stato piuttosto divertente. Dal punto di vista pratico, poi ovviamente non c'è stato il minimo aiuto da parte delle strutture ufficiali e statali. Il Ministero si è guardato bene ad aiutare un film del genere, così come la Regione, e la sensazione che durante le riprese ci fossero dei personaggi che circolavano per il set, con delle giustificazioni piuttosto, diciamo, discutibili, come un po' per dare un'occhiata a quello che si stava facendo, a quello che stava succedendo, e proseguendo, diciamo, poi anche nella realizzazione del montaggio, della post-produzione del film, fino ad arrivare alla sua distribuzione, ma quello magari ne parliamo dopo, è stato tutta una difficoltà. Talmente tanto che se ci ripenso, diciamo, la storia, il making di questo film meriterebbe quasi di fare un altro film, così quasi una sorta di mockumentary, cioè come dei pazzi filmmaker indipendenti. Cerco di fare un film che va a sfidare tutte le basilari regole del sistema. Durante le tue ricerche ti imbatti nelle teorie del professor Malanga. Da subito trovi i suoi studi molto importanti per l'evolversi del tuo film, tanto da chiedere al professore di fare da consulente alla sceneggiatura. Puoi descriverci in breve le sue scoperte e quanto dei suoi studi è entrato a far parte del film? È stato un incontro ovviamente molto importante. In realtà il film era già in scrittura. La volontà di fare un film appunto sui rapimenti alieni, sul vero ruolo dei gruppi di potere alieno nella nostra realtà, nella nostra società, era già in atto quando degli amici mi hanno fatto notare dei video e delle dispense realizzate da Corrado. Siccome ero proprio alla ricerca di, come dire, di trovare un modello di questo ricercatore, ufologo, tra virgolette, ma in qualche maniera un ipnotista che agisse principalmente all'interno della mente dell'individuo, andando a cercare queste entità non fuori ma dentro di noi, si sposava perfettamente con gli studi che vedevo che stava facendo il professor Malanga. L'ho contattato subito e subito lui ha messo a disposizione tutto il suo materiale, tutte le sue ricerche. Credo ben felice di poter contribuire alla realizzazione di un film che sottolineasse che accendesse uno spot potente su questi concetti. Di base, una delle grandi sinergie che sono avvenute dal nostro incontro, che in qualche maniera era basato anche su uno scambio, su una metodologia di lavoro abbastanza interessante, perché io gli leggevo le varie ipotesi della sceneggiatura e lui in qualche maniera dava il suo beneplacito scientifico, che guarda caso non è mai andato in contrasto con, diciamo, tutte le assurdità che stavo scrivendo, anzi in qualche maniera le avvalorava e le sottolineava, aggiungendo veramente una marea di particolari estremamente interessanti che credo che abbiano arricchito tantissimo la sceneggiatura del film. Ma poi soprattutto il focus su come avremmo potuto chiamare questa il nostro potenziale, l'energia che in qualche maniera è il tesoro che è ricercato, e bramato e desiderato dal bisogno di sopravvivenza di talune entità aliene, e aver sancito che questa energia fosse l'anima, cioè anima, esattamente quell'entità che le religioni ci hanno sempre descritto come un qualche cosa di indescrivibile, imperscrutabile, intoccabile, mi sembrava una base eccezionale per andare a spiegare più compiutamente tutta la faccenda. Quando è iniziato il tuo interesse per queste teorie o ipotesi cospirazioniste? Diverse storie, diverso vissuto mi hanno portato a scontrarmi molto da vicino con questo, altrimenti non avrei fatto un film. Io credo che sia praticamente impossibile
realizzare dei film se non si sono avute delle esperienze dirette, se non si è sbattuti direttamente contro un problema del genere. E l'aver avuto anche una triste storia all'interno della mia famiglia, in cui erano coinvolti diciamo, alcune strutture dei servizi segreti e di un certo tipo di intelligence, mi ha fatto vedere ancora più da vicino le metodologie che vengono usate e in qualche maniera la rete, quanto diciamo intricata e nello stesso tempo ben architettata e collegata sia alla rete del controllo generale. D'altronde questo vissuto e questa esperienza personale si va ad aggiungere a tante altre che possono essere giustificate da cultura, ricerca, interesse personale, ma quasi sempre la cosa principale è una connessione diretta con una esperienza diretta. E credo che il cospirazionismo sia anche un'arma a doppio taglio, quindi per questo tenevo particolarmente, venisse descritto in una maniera che poteva sembrare anche volendo piuttosto inusuale, ma d'altronde è attraverso anche la cultura e la comunicazione cospirazionista che si agisce per creare disinformazione e destabilizzazione mentale nell'umanità. E l'avvento di internet e dei mezzi di ipercomunicazione, sono un territorio piuttosto delicato perché, è un territorio dove puoi trovare dei frammenti di realtà, così come quei frammenti di realtà vengono molto spesso inglobati per essere poi, come dire, riesposti con dei metodi che servono in un certo senso, come dire, a confondere le menti, a indirizzarle verso direzioni. D'altronde poi è uno dei principali strumenti del potere, una delle principali azioni del potere è quello di inglobare dei temi quando vengono troppo discussi, quando si incomincia a parlare troppo di qualche cosa, il Matrix che in qualche maniera ci controlla e cerca di solidificarsi ogni giorno di più, cosa fa? Utilizza quegli argomenti per poi riesporli con tutta una serie di limitazioni, con dei punti molto visibili, degli specchietti per le allodole, come si potevano chiamare anni fa, di modo da offrire alla gente o, come dicevo, dei punti fermi su cui discutere e così non andare oltre e non andare a ricercare alle spalle e nelle radici di certe determinate problematiche. Sei giorni sulla Terra esce in sala a giugno del 2011. Su che tipo di distribuzione hai potuto contare? Quali sono state le reazioni di pubblico e critica? Qui torniamo alle difficoltà mostruose che ha subito questo film. Approfitto per ricordare, anche se l'ho esposto in altre situazioni, di come è stata quasi grottesca la quantità di difficoltà, di problematiche, di incidenti tecnici che hanno accompagnato l'uscita del film già soltanto nel primo weekend di programmazione in sala, una quantità di problemi tecnici che potrebbero essere riscontrati, non lo so, in 10 anni di proiezione, in decine e decine di film, sono accaduti tutti contemporaneamente a 6 giorni sulla Terra nell'arco di 3 giorni. Quelli che servono principalmente a sancire il successo o l'insuccesso di un film per quanto riguarda gli operatori del settore.
Questo nel mio caso è stato controllato e verificato, per fortuna ci sono alcune strutture della comunicazione di massa come quella di Facebook per esempio, che ha chiaramente, anche lì ci sono come dire, due lati della stessa medaglia, dove da un lato è una struttura di controllo e classificazione dell'umanità, nello stesso tempo contemporaneamente è un territorio di comunicazione ipercontemporanea, quindi decine e decine di utenti che più o meno in qualche maniera collegati alla mia rete mi comunicavano praticamente in tempo reale le difficoltà che accadevano. Ciononostante tutti gli appassionati e coloro che in qualche maniera sentivano un grande desiderio di riuscire ad andare a vedere il film in sala ci sono andati, e il film tutto sommato, malgrado queste terribili difficoltà e malgrado una campagna di denigrazione che ha quasi dell'incredibile avvenuta su internet, un po' per contrastare invece il grande interesse, il grande amore e dedizione che era già nato addirittura prima delle riprese nei confronti del film, non ha impedito che comunque i minimi risultati ci fossero stati. Il film ha incassato in sala come alcuni altri film che avevano ben altra copertura, situazioni assolutamente ottimali di sistema e tutto il resto alle spalle. Ma la cosa più interessante è che, a differenza della quasi totalità dei film che escono regolarmente nelle sale, nei cinema e tutto il resto, l'interesse per questo film paradossalmente aumenta invece che calare, che è una cosa che ormai, soprattutto nei nostri tempi, ha quasi dell'incredibile, vista la velocità con cui si bruciano moltissimi prodotti, la maggior parte dei prodotti, e io mi ritrovo a distanza di 5-6 mesi dall'uscita in sala ad affrontare interviste, richieste di approfondimenti e una continua attività, soprattutto sul web, di interesse e comunque di dibattito nei confronti del film, che mi fa pensare di non aver sbagliato, di aver fatto la cosa giusta. Il film era rivolto anche principalmente a risvegliare le coscienze, andare a titillare quei distretti della nostra mente che in qualche maniera sono sopiti o anestetizzati, e da questa piccole scintille con le quali è incominciata questa operazione e che vanno ad amplificarsi, ad aumentare giorno dopo giorno, credo che questo possa essere uno dei procedimenti, possa incominciare a rappresentare il procedimento principale di questo che poi abbiamo, di questo genere che in qualche maniera abbiamo anche sancito e coniato con questo nuovo termine che è real scienza. L'8 novembre Cecchi Gorion Video distribuirà 6 giorni sulla Terra in DVD e Blu-ray, in un'interessante edizione contenente anche una video inchiesta dal titolo Real Scienza, un termine coniato per riuscire a dare un genere al tuo film. Che cosa si deve intendere per real scienza? Beh, innanzitutto ovviamente è una volontà di distanza e di antitesi rispetto al genere fantascienza. È chiaro che è un neologismo che non ha soltanto questo intento, cioè quello di creare, come dire, antagonismo da questo punto di vista, ma credo che descrivesse abbastanza bene anche, come dire, una volontà, una ipotesi di lavoro che va a esplicarsi attraverso lavori audiovisivi, partendo chiaramente da quello cinematografico, che è il più ingente, il più complesso, che nello stesso tempo propone anche un nuovo tipo di sperimentazione, cioè quella del usare la finzione per poter comunicare, un po' come può avvenire spesso nei documentari o nei mockumentary o cose del genere, delle informazioni ben precise, delle comunicazioni che vanno, come dire, a provocare risveglio e attenzione che in qualche maniera si avvicina a un lavoro del genere. Nello stesso tempo, con Real Scienza abbiamo inteso un programma audiovisivo che proseguirà molto probabilmente con una serie di documentari, di approfondimenti dedicati sempre ai temi di qui sopra, cioè a tutti quegli argomenti che in qualche maniera concorrono a risvegliare la coscienza ed ad elevare la percezione della realtà che ci circonda, cercando di non rinunciare, di utilizzare nella
di ipersfruttare in un certo senso tutti gli elementi anche creativi e artistici che molto spesso invece sono in qualche maniera il limite principale dei lavori, diciamo, più didattici, scientifici, per l'appunto documentaristici, quindi, come dire, un'unione di questo tipo. Real scienza, ovvero scienza della realtà, che in qualche maniera si prende anche un po' in giro da questo punto di vista, perché di fatto anche scienza vuol dire questo, e in tutto sommato anche fantascienza in un certo senso, nel momento in cui propongo gli estremi del sapere, vado, come dire, a gestire, sfruttare, cercare di rappresentare e descrivere gli estremi del sapere, in qualche maniera si sta facendo fantascienza, e la nostra realtà è molto più vicina, da quel che stiamo scoprendo ogni giorno di più, a un brutto film, un brutto B-movies degli anni 50, invece che alla grottesca commedia che ci accompagna ogni giorno, messa in scena in questo teatrino di burattini e burattinai, che in qualche maniera ci ricorda di nuovo la situazione che abbiamo cercato di descrivere con questo film. Il DVD in uscita in questi giorni contiene per l'appunto il primo lavoro ufficiale del progetto Real Scienza, un documentario che in questo caso approfondisce e accende degli spot ancora più forti su certi determinati passi e temi del film. Infatti si chiama Parlando di sei giorni sulla Terra, ed è in un certo senso, come dire, l'introduzione, il primo capitolo di questo progetto, e credo che in qualche maniera sia anche questo un esperimento abbastanza interessante e importante, perché anziché i classici making, il dietro di, che presentano la maggior parte delle volte i film in edizione un video, in qualche maniera allarga e aumenta il dibattito e l'interesse nei confronti di quello che può aver generato il film. Sono sicuro che in qualche maniera chi accederà al film la prima volta, chi non è così avvezzo a questo tipo di argomenti, chi non è in un certo senso iniziato a questo tipo di cose, avrà un grosso aiuto da questo punto di vista, e credo che sarà anche interessante per chi si ritrova questo oggetto in mano, questo prodotto in mano, guardare il film, guardare il documentario, e probabilmente nel momento in cui va a fruire del documentario può tornare a rivedere il film con un'altra preparazione, con un'altra testa, con un'altra mente, eccetera, eccetera. Insomma, credo che sia propedeutico sempre ai discorsi che stavamo facendo anche prima. Sono stati voladores a instillarci stupidi sistemi di credenze, abitudini, consuetudini sociali, e sono loro a definire le nostre paure, le nostre speranze, sono loro ad alimentare in continuazione senza ritegno il nostro ego. Per Castaneda, proprio voladores, per mantenerci obbedienti, ci avrebbero dato la loro mente. Degli invasori mentali, quindi, come quelli di Sei giorni sulla Terra, che occupano il nostro corpo contenitore alla ricerca di anima. Cos'è anima? E chi sono gli alieni? Il parallelo con i voladores di Castaneda è perfetto, e tra l'altro ho tenuto a utilizzarlo in questo documentario che fa parte degli extra del DVD che sta uscendo in questi giorni, e così come l'aver manifestato questa entità, come lo sciamano Don Juan confessava e confidava a Carlos Castaneda, così come molti altri sciamani e un po' di tutto il mondo in qualche maniera ci raccontano le stesse cose e in qualche maniera si ricollegano alle stesse epiche di entità che in qualche maniera tendono a parassitare gli esseri umani onde poter condizionare le loro azioni e la loro mentalità. Insieme a Corrado Malanga, come dicevo prima, l'aver stigmatizzato qual è il vero frutto del desiderio, frutto proibito di questo intento, di tutta questa così affannosa attività basata su rapimenti, innesti, modificazioni genetiche, manipolazione della comunicazione, manipolazione dei sistemi sociali, degli schemi di credenza e tutto il resto, in qualche maniera potrebbero di nuovo avere come punto principale l'anima, energia indistruttibile,
incancellabile, e quindi chiamandola con un concetto, diciamo, più antico e in un certo senso sacrale, immortale. Quindi probabilmente è il bisogno di immortalità quello che quello che crea questa sorta anche oltretutto di guerra intestina che molte razze aliene intraprendono per poter arrivare a questo punto. Anima, l'energia che in qualche maniera ci dà l'opportunità di poter affrontare la vita ampiamente al di sopra degli schemi che ci sono stati prefissati, e anima che deve essere in qualche maniera addormentata per non poter esprimere tutta la sua potenza, tutta la sua ricchezza di passato, contenuti, eccetera, eccetera. E per questo probabilmente che viene addormentata la coscienza. È per questo che in qualche maniera soprattutto coloro che hanno anima devono in qualche maniera essere schematizzati e circondati in ambienti in cui non riescono a ricollegarsi direttamente con questa straordinaria identità. Che cos'è l'anima? Potrebbe essere semplicemente quello che noi vogliamo e cerchiamo di definire sempre di più come quello che abbiamo sempre chiamato Dio. Quindi forse il vero concetto di Dio può essere ricollegato a questa particella di questa entità superiore che è nascosta all'interno del nostro DNA in ognuno di noi? È una serie di domande. Si può rispondere soltanto con una serie di domande a questa domanda. È qualcosa che troveremo e dobbiamo cercare all'interno di noi, non fuori di noi. Le religioni e l'induzione delle entità extraterrestri tendono sempre a crearci una rivelazione esterna, sempre al bisogno di far credere all'umanità che qualcosa di superiore arriva dall'esterno, arriva dal cielo, una volta, come potevano essere angeli e altri tipi di entità, oppure da sotto di noi, dall'interno della terra, dalle viscere, dall'inferno, così come gli alieni arrivano attraverso astronavi, attraverso veicoli tecnologicamente più avanzati. È sempre una centrare l'attenzione su qualcosa che arriva da fuori, mentre molto probabilmente, così come il concetto stesso di alieni che vanno a possedere principalmente la nostra mente, quindi passano dall'interno di noi stessi, dovrebbe darci, come dire, la forza e in un certo senso la speranza che abbiamo già questa possibilità dentro. In Real Scienza, oltre che al citato Castaneda, si fa riferimento all'aristocrazia nera, alla massoneria e al ruolo della Chiesa, elementi fondanti di molte delle teorie cospirazioniste. Anche i militari avrebbero, ad esempio, un doppio ruolo nei confronti delle entità, mettendo in moto un meccanismo che può, per certi versi, ricordare quello messo in scena da Chris Carter in X-Files. Esiste, a tuo parere, una società segreta che gestisce la vita degli uomini? Se sì, quali sono le prove visibili agli occhi di tutti? Esistono altri film che potrebbero essere racchiusi nel genere real scienza? Beh, queste sono tantissime domande, in una sola. Esiste una società segreta che in qualche maniera gestisce l'umanità? Beh, questo insomma sarebbe difficile rispondere con un sì secco. Di fatto
le varie società segrete, le varie confraternite che si sono formate nel corso dei secoli e che in qualche maniera oggi si sono molto probabilmente piramidalizzate, un po' come le suggestioni cospirazioniste di questa epoca ci suggeriscono, e così come è così ampiamente manifestato anche in certi determinati simboli della nostra era, così come la solita famosa piramide coniata sulla banconota del dollaro, fanno pensare che c'è un'elite di aristocrazie che hanno inglobato nel corso del tempo tutte le altre aristocrazie, che in qualche maniera detengono il territorio che noi chiamiamo terra. Noi siamo abituati a pensare alla terra come un agglomerato politico fatto di diverse nazioni, di diversi paesi, con diversi governi, abitudini, lingue e tutto il resto, e non abbiamo la chiarezza di come invece sono i veri confini di questo mondo. Sono confini ben più ampi, con appezzamenti che appartengono e sono rimasti sempre di proprietà in grosso modo delle stesse famiglie nel corso del tempo. Questo porta, ed è facile anche da immaginare, perché qualsiasi uomo potrebbe, come dire, in qualche maniera immedesimarsi a un concetto principalmente di conservazione. E laddove noi assegniamo, dove noi in qualche maniera coniamo i termini futurismo, progresso, tecnologia e tutto il resto, non calcoliamo mai che molto spesso tutto questo viene adottato proprio per conservare, per mantenere certe determinate strutture, e perché soltanto nella conservazione della tradizione e soprattutto nella ripetizione degli stessi schemi che talune società segrete, talune confraterniche hanno la sicurezza di poter pensare di portare avanti il programma con successo. È un programma, e come tutti i programmi è la nostra mentalità informatica subentrata nell'arco degli ultimi decenni ce lo può confermare. Il programma ha un corso, ha un inizio e ha una fine. Molto probabilmente l'era in cui stiamo vivendo è caratterizzata proprio da un programma che sta arrivando a compiersi definitivamente. L'analogia con X-Files, per quanto possa avere delle connessioni estetiche o in qualche maniera strutturali con il lavoro che sto tentando di fare con il film Sei giorni sulla Terra, non è corretta, in quanto, così come la maggior parte dei film di fantascienza, dei serial e di tutti i vari film fatti soprattutto per la TV e per essere per qualche maniera perpetrati e ripetuti, proprio come ci dice il termine seriale, serial, è di nuovo sempre basato sulla conservazione, sul mantenimento del mistero. Quindi abili scritture tendono a catturare l'attenzione degli spettatori per cercare di mantenere comunque un velo sempre di mistero, di occulto, di difficile decodifica, quando in realtà il nostro intento con questo film è, di nuovo ripeto, è di nuovo esattamente il contrario, è di mettere direttamente sul piatto quegli elementi, cioè di in un certo senso esorcizzare e smascherare quegli elementi che invece in genere sono usati come strumenti di condizionamento mentale. Soltanto una grande consapevolezza basata su volontà, forza di reazione e soprattutto una di nuovo ripeto, una grande amplificazione della propria coscienza ci può portare a indebolire in qualche maniera, se non altro rallentare, il programma che è stato messo in atto e che vede coinvolte la summa e l'acme delle grandi confraternite che si sono andate radicalizzando nel corso del tempo in unione con e la loro collusione con le entità diciamo astrali, che forse è il termine più corretto per poter unificare sia il concetto di alieno extraterrestre così come quello di demone, angelo eccetera eccetera, così come anche
gli dei, gli semidei della mitologia del passato. È un progetto pieno di punti deboli, in quanto non c'è neanche la perfezione che molto spesso le persone perlomeno credono che esista, perché molto spesso subentra il concetto del ok, qualcuno trama le nostre spalle, qualcuno usa gli esseri umani come un contenitore, qualcuno inserisce altre personalità all'interno di questi contenitori, ma tutto funziona perfettamente. Ci sono delle strutture che hanno una tale perfezione nell'esecuzione, nella manipolazione, nella gestione di tutto questo, che posso star tranquillo. E in realtà non c'è questa perfezione. Quindi è importante poter avere, come dire, una visione assolutamente personale e una possibilità di poter gestire la propria vita assoluta, perché nessuno, e ripeto, nessuno aiuterà l'umanità a salvarsi da questo punto di vista. Immagina che la New Age e tutte le teorie cospirazioniste diventino un giorno accettate da tutti, quindi un fenomeno di massa. In tal caso non corrono il rischio di vanificare le iniziali buone intenzioni? Quando questo succederà, se succederà, bisognerà preoccuparsi ancora di più. In genere, quando ed è questo anche che rende, come dire, sempre delicata, sempre sull'orlo della rottura, anche la ricerca che stiamo facendo e che molti altri stanno facendo nel mondo. Quando le verità vengono a galla, generalmente è sempre troppo tardi. Si tende ad affrontare, a parlare di misteri che vengono svelati, in genere sempre col senno del poi, e questo probabilmente ci dovrebbe far pensare che nel momento in cui tutti possono accedere a certe determinate verità è perché questo ormai è permesso, perché altrimenti molto probabilmente ciò non avverrebbe mai. È una cosa piuttosto facile da immaginare, perché in quel momento, mentre la gente è impegnata a decodificare tutta una serie di elementi che sono rimasti nascosti nelle cronache, così come nel subconscio, oppure più semplicemente nelle chiacchiere da bar o da salotto, nel momento in cui sta avvenendo quello, c'è già qualcos'altro che è in atto e si riesce ad esplicare proprio perché la gente è impegnata invece ancora ad argomentare qualcosa che apparteneva al passato, che ha già chiuso i suoi battenti, che ha già, come dire, perfezionato e che ha fatto evolvere in un certo senso le sue fasi iniziali. Il concetto di New Age, anche quello bisogna dire è piuttosto discutibile. La New Age è un termine che è servito a definire, come dire, un nuovo tipo di spiritualità, in un certo senso è servita ad affiancare e a modernizzare in un certo senso la funzione delle varie religioni nel corso del tempo. Attraverso la New Age si è potuto in qualche maniera instradare certe determinate classi, cioè della popolazione, quelle più che si considerano più attente, elevate, sensibili ad appassionarsi a certi determinati elementi, a certi determinati simboli, facendoli passare per positivi, per booster di energia, di benessere, di spiritualità, mentre di fatto di nuovo si stavano vendendo archetipi che in qualche maniera si sono dei nuovi archetipi o perlomeno delle nuove facce di archetipi che si andavano a instillare e installare all'interno delle menti. Ci sono personalità ecclesiastiche che, come il gesuita da te interpretato nel film, guardano la possessione da un punto di vista non istituzionale. Nella tradizione ecclesiastica, possessione è riferita
molto precisamente, senza ombra di dubbio, al fenomeno per cui delle persone vengono possedute dal diavolo. E quindi in qualche maniera si vanno a riconnettere insomma, alla tradizione, a questo grande teatro che è stato creato dalla Chiesa, dalle Chiese, poi è sbagliato dire e prendersela soltanto da questo punto di vista con la Chiesa di Roma. E quindi se quella è la possessione istituzionale, cioè quella che, appunto, quella che è stata rappresentata con una grande potenza planetaria, di comunicazione planetaria, da un film come L'Esorcista, in cui gli eroi comunque sono due religiosi, è chiaro che poi il fenomeno dei rapimenti alieni, che ci portano a questo nuovo concetto, e cioè che la possessione poteva semplicemente essere nient'altro che l'installazione di un'altra personalità all'interno di un contenitore, di un malcapitato contenitore, ma che offre energia potenziale, quello che prima abbiamo definito come anima, andrebbe a spiegare tutto molto molto compiutamente. In realtà il contenitore, alias l'addotto, così come viene chiamato in gergo colui che presume di essere stato rapito dagli alieni, in realtà ha un problema di memoria in senso positivo, ricorda qualche cosa, avvengono delle anomalie all'interno della sua connessione mente spirito anima, per cui la difficile gestione dell'emotività del contenitore porta l'altra personalità ad esprimersi, a venire fuori. Un momento di blackout, di mancanza di consapevolezza, così come è la base essenziale, basilare, per poter controllare l'individuo, nello stesso tempo diventa, anche in un certo senso, diventa controproducente per l'entità parassita, perché nel momento in cui sente che il contenitore perde la gestione della propria emotività, tende a subentrare. Nel momento in cui subentra, si esprime, parla, esce fuori, ne modifica le azioni. E così come ieri i preti dicevano al contenitore: Satana, esci da questo corpo, oggi i moderni ipnotisti, con ben altre tecniche, con ben altri trucchi basati sulla programmazione neurolinguistica, riescono a ottenere grosso modo lo stesso risultato. Ma la verità è che questi fenomeni molto probabilmente sono gli stessi e hanno la stessa identica origine. Nonostante si tratti maggiormente di alieni mentali, nel film fanno brevi apparizioni anche grey e rettiliani. Gli addotti che hai potuto conoscere anche attraverso Malanga confermano l'esistenza di più specie o è una libertà filmica? No, nessuna libertà filmica. La libertà filmica in questo caso è assolutamente bandita. Le centinaia e centinaia di testimonianze degli addotti sotto ipnosi, ipnosi realizzate da Corrado Malanga, ma anche da tanti altri ipnotisti un po' in tutto il mondo, hanno potuto offrire, come dire, la possibilità di categorizzare, di classificare una serie di razze, di entità, che quelle più o meno colluse e nello stesso tempo in competizione in questo che possiamo chiamare progetto uomo. Perché proprio questo è il progetto uomo, il contenitore perfetto. E tra queste razze possiamo in qualche maniera cristallizzare e definire razze che probabilmente vivono e sopravvivono in un'altra dimensione fisica, in un'altra frequenza, in un'altra vibrazione in un certo senso,
e che probabilmente sono intrappolate in questa sorta di interdimensione e che probabilmente hanno bisogno di energia e quindi di corpo, di massa per poter, come dire, avere la possibilità di avere, come dire, un propulsore per poter attraversare più spazi dimensionali, più dimensioni. I grigi che in qualche maniera i più celebrati anche dal cinema americano, non a caso, probabilmente sono prodotti anche sintetici di queste intelligenze astrali e probabilmente i grigi sono gli unici che probabilmente ci troveremo di fronte, forse un giorno, perché sono comunque all'interno di questo stato fisico e sono molto probabilmente considerabili esecutori, operatori e cose del genere, tutte le basi di cui si vocifera presenti un po' in tutto il pianeta e soprattutto negli Stati Uniti, grande paese laboratorio della nostra epoca, si tratta probabilmente di basi in cui molte entità terrestri, militari, paramilitari e scientifiche hanno a che fare soprattutto con grigi, mentre sono le entità astrali quelle che in qualche maniera dominano e governano tutta la situazione e che ancora abbiamo ben chiare in tutte le grandi rappresentazioni sacre della nostra storia, del nostro passato e tutto il resto, hanno sembianze antropomorfe o anche rettiloidi, quindi serpentifere, oppure angeliche, oppure divine, quindi collocate sempre in degli spazi metafisici, in delle dimensioni metafisiche, e che tali sono rimaste anche attraverso questi probabili ipotetici secoli e millenni. Stanno sull'Olimpo, stanno nell'Ade, stanno in città metafisiche o ideali o comunque in situazioni che neanche il passare degli secoli, neanche gli studi, neanche la scienza, neanche l'analisi storica sono riusciti a tirar giù, quasi come a confermare che tali dovevano rimanere. La sacralità è stata creata proprio per imporre un rispetto e una sudditanza rispetto nei confronti, per l'appunto, di entità che vibrano in un'altra dimensione. Come spieghi la scelta di aver rappresentato gli alieni con una computer grafica decisamente dissociata dal mondo reale in cui vengono calati? Se avessi fatto questo film 20 anni fa, avrei realizzato quelle scene come dei cartoon, cioè dei cartoni animati. Nella scelta e nella decisione di rappresentare il rapimento alieno con cui il film viene introdotto e, diciamo, e le altre scene che in qualche maniera rappresentano entità che, come dicevo prima, fanno parte di un'altra dimensione, stanno in un'altra dimensione, come la fuoriuscita e la presenza dell'alieno che in qualche maniera è protagonista di tutto il film e che in qualche maniera possiede il prezioso contenitore della protagonista. Ho cercato di pensare come potevano essere rappresentati, perché non farlo attraverso la massima forma di virtualità immaginifica che abbiamo a disposizione, cioè l'animazione 3D. È anche il nostro modo, probabilmente l'animazione 3D stessa è il nostro modo di concepire un'altra dimensione. E probabilmente come erano i cartoni animati degli anni 50, 60 e 70, era una realtà altra, con le stesse meccaniche, lo stesso tipo di personaggi, ma comunque rappresentati quasi sempre attraverso un'altra simbologia, molto spesso simbolicamente sostituiti da animali che di nuovo che andavano a rappresentare, a simboleggiare certe determinate personalità o certe determinate caratteristiche invece dell'essere umano, cosa che l'umanità, come dire, in qualche maniera ha malinteso come se fossero per l'appunto delle allegorie di tutta diciamo, la costellazione delle caratteristiche dei vari esseri umani in un certo senso, mentre probabilmente stavano lì a simboleggiare tutt'altro. Credo che per l'appunto, e rappresentare entità aliene, quindi appartenenti a un'altra dimensione, a un'altra
vibrazione fisica potesse essere più che mai, si sposasse perfettamente nel rappresentarlo attraverso appunto un'animazione, un cartone animato. Questo ha provocato anche delle reazioni seccate in alcuni ben pensanti, in alcuni puristi di cinema, ma purtroppo nella loro tontaggine. Anche qui hanno sbagliato perché è chiaro che se questa un'operazione del genere fosse stata fatta da un autore d'oltreoceano, un autore americano, se l'avesse fatto, non so, Quentin Tarantino, i fratelli Coen, una cosa del genere, avrebbero probabilmente gridato al genio, al miracolo, e nel momento in cui lo fa un italiano, visto che gli italiani si devono limitare a rappresentare gli argomenti che ben sappiamo. Questa cosa può non venire accettata, mentre in realtà poi ci sono state anche tantissime persone che sono rimaste molto incuriosite da questo procedimento. Secondo te, le tante teorie sul 2012 che tanto di moda vanno in questi anni, hanno qualche collegamento con gli alieni o si tratta di tentativi di distrazione? Un po' tutte e due, ovviamente. Nel tentativo di indebolire la consapevolezza dell'umanità. Uno dei principali strumenti è quello della paura, del terrore, perché la paura e il terrore portano a una perdita della consapevolezza, una perdita della coscienza, un indebolimento nel rapporto con il proprio sé, perché una grande inondazione, un'alluvione, la sensazione che tutto quello che è stato scritto nella Bibbia si sta rappresentando. Drammaticamente ogni giorno è chiaro che crea come dire, una sudditanza da parte dell'umanità che ha dell'incredibile e qualsiasi tentativo di connettersi con se stessi, con il proprio io, con il proprio potenziale va a farsi benedire nel momento in cui ogni giorno siamo perennemente distratti da qualcosa di apocalittico che sta per avvenire. Il 2012 è sicuramente uno dei punti chiave di questo programma, incominciare a immettere la sensazione che qualcosa, sta finendo. Sentendo le tue conferenze, ritorni spesso a parlare di libertà, risveglio dell'umanità. Come immagini il futuro della civiltà umana? Se uno pensa a quando è incominciato tutto ciò, a volte mi capita di rivedere le immagini dell'umanità, della gente, insomma, in tanto materiale di repertorio a quale riusciamo ad accedere grazie alla continua valanga di trasmissioni e documentari in televisione e tutto il resto. E molto spesso mi chiedo, vedendo quella gente, quelle facce che immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale sorridevano ingenuamente accedendo a questi piccoli oggetti che in qualche maniera rappresentavano il benessere, quindi frigoriferi, dentifrici, lavatrice, televisioni, macchinette utilitarie, e vedere tutta quella umanità che ricominciava a respirare dopo l'olocausto. Dopo, diciamo, le terribili esperienze di una guerra mondiale e tutto il resto, chiusi come formiche in androni a lavorare per le neonate industrie, senza rendersi conto che stavano partecipando con le loro mani alla creazione di questo Moloch, di questa struttura virtuale, questa grande struttura virtuale atta a creare per l'appunto una intelligenza artificiale. E mi viene da pensare che proiettando queste immagini e pensando che qualcuno le potrebbe guardare, noi oggi con i nostri piccoli computer, con le nostre postazioni, con i nostri navigatori, dentro le nostre di nuovo utilitarie, chiusi in uffici davanti a monitor e molto probabilmente fra pochissimo tempo senza neanche più computer perché ci rivolgeremo direttamente al cloud computing dove tutti i nostri dati e le nostre passioni e tutto il nostro avere e sapere sarà chiuso in rete, gestito attraverso account che probabilmente potremo attivare attraverso i vari chip, le varie evoluzioni di chip, microchip che verranno inserite all'interno nei nostri sottopelle nei prossimi tempi e tutto il resto, e il futuro appare piuttosto disastroso.
ma continuo a pensare che il caos che può derivare dalla nostra consapevolezza, il caos positivo che può derivare dalla nostra consapevolezza, soprattutto se connesso con quegli elementi della nostra emotività, come può essere la compassione, ma anche l'amore, che è una parola che potrebbe sembrare obsoleta in tutto ciò, ma che invece, se visto dal punto di vista proprio di reazione biochimica e fisica, potrebbe avere senso, e la consapevolezza, comunque la conoscenza che stiamo, alla quale stiamo accedendo attraverso questa micidiale macchina di informazione / disinformazione che è rappresentata dall'informatica, potrebbe anche darci delle sorprese interessanti. Io credo che chi rimarrà a se stesso vedrà, tanto per parafrasare un vecchio proverbio. I tuoi nuovi progetti continueranno ad utilizzare il cinema amplificando le verità della real scienza? Sì, questo assolutamente sì. Mi sono prefissato in qualche maniera di utilizzare il cinema, che già per se stesso è un potente strumento di condizionamento della mente, usato, come abbiamo detto precedentemente, per scrivere dati ben precisi nella mente, nel DNA di coloro che assistono, quindi pubblico / pubblico. E quello che mi piacerebbe invece usare questo potentissimo strumento esattamente per il contrario, proprio per svegliare anziché che addormentare le persone. E è un intento che ho incominciato anche già con il mio primo film, e sta proseguendo con tutta il concept di 6 giorni sulla Terra, quello che ci sta regalando in questi ultimi tempi, e credo che continui anche nei prossimi progetti. Uno dei vari prossimi progetti è ambientato nel Medioevo, ai confini con il Rinascimento, eppure in qualche maniera tratta grosso modo gli stessi argomenti di 6 giorni sulla Terra, e credo che questo sarà un'operazione assai interessante. In ogni caso, tutti i prossimi progetti saranno ancora più impegnativi, perché saranno tutti di carattere internazionale e in qualche maniera mi porteranno a dover affrontare delle dure prove, se tanto mi dà tanto, se già un piccolissimo film come 6 giorni sulla Terra ha creato comunque in ogni caso tutto questo contrasto, posso immaginare nel momento in cui mi metto a rappresentare gli stessi argomenti in scala molto maggiore. Una volta messo in moto un motore del genere, sarebbe un vero peccato non lasciarlo proseguire.